Nostradamus vivente, Athos Salomè. Ecco le sue terribili profezie. Athos Salomè è uno dei veggenti più conosciuti in questo ultimo periodo. Viene chiamato il Nostradamus vivente perché sembra avere gli stessi poteri di Nostradamus ed è ancora in vita. Naturalmente in tanti mettono in dubbio le sue previsioni per il futuro, anche se Athos racconta di aver messo in vendita dei libri che anticipavano l'attentato alle Torri Gemelle e l'elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. Salomè ha fatto delle previsioni poco piacevoli per il nuovo anno, sostenendo che si sia presentato già l'anticristo, il quale però potrebbe non essere soltanto una persona, ma essere già diverse persone. Questo sarà l'inizio della fine dei tempi per l'umanità. Secondo il Nostradamus vivente, inoltre, in tanti si impegneranno a far crollare il dollaro ma senza risultato, perché non sarà facile. Al contempo l'uso delle criptovalute diventerà sempre più vasto e diffuso. Una grave crisi economica, inoltre, coinvolgerà tutto il pianeta in ogni angolo, e questo porterà alla nascita del nuovo ordine mondiale, che secondo Salomè sarebbe comunque già in formazione. Inoltre si assisterà anche a delle prove di forza tra Russia e Cina, che vorranno stabilire qual è la più grande potenza tra loro due. Secondo il nuovo Nostradamus, quindi, sta per nascere un nuovo mondo e non ci sarà motivo di festeggiare. Come detto, Athos Salomè viene considerato il nuovo Nostradamus, o il Nostradamus vivente, per via delle sue profezie che a quanto pare, in alcuni casi si sarebbero rivelate esatte. Athos ha pubblicato diversi libri con le sue profezie, anche per testimoniare che alcune di queste si sono avverate. Salomè è apparso piuttosto riservato sulla sua vita, ed infatti non ha fatto mai sapere nulla né della vita privata, né tantomeno della sua storia o formazione. Secondo quanto ha dichiarato, avrebbe studiato l'astrologia ed avrebbe lavorato in questo campo per diversi anni. Successivamente sono arrivate per lui delle previsioni, che secondo quanto rivelato da Athos, proverrebbero direttamente da una fonte divina. Quest'ultima gli darebbe la possibilità di fare delle previsioni sempre precise ed accurate, che poi tendono a realizzarsi. Salomè, di origine brasiliana, ha 36 anni e recentemente ha fatto anche altre profezie, ipotizzando che nei pressi dell'Area 51 possa aprirsi presto un varco per un altro mondo. Per il momento, ovviamente, questa profezia non si è ancora avverata. Voi che cosa ne pensate? Credete che questo Nostradamus vivente possa avere ragione con le sue profezie e avete fiducia in queste cose? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.